Ed eccoci qua, signore e signori, 2-1 SMS per questa che potrebbe essere l'ultima partita di questa Best of 5. Potrebbe, ovviamente, come sempre, ma ad un passo dal ritorno in PG Nationals, dalla conferma dello slot in PG Nationals per il 2023. Sì. Questa è stata una partita tra le tre probabilmente la più convincente, da parte di Samsung la più dominante. Per questo il mio sospiro nel sentire le parole potrebbe essere l'ultima, perché effettivamente potrebbe essere l'ultima. Devo dire che con quelli di stasera non era difficile essere la più convincente. Sì, è bastava vero. Bastava vincere vero, in 35 vero, minuti, vero, cioè nel vero. Senso non prima perdi, vero. Poi vinci tardi, poi vinci presto. Se dobbiamo andare a tracciare il filo narrativo delle tre partite, è facile capire perché l'ultima sia stata la più convincente, ma l'ultima è stata la più convincente perché abbiamo visto tutti online e in condizioni che non erano neanche le condizioni più ideali di quella Lilia che ti salva la partita dall'early al mid al late game. Quindi secondo me qui Samsung hanno tirato fuori delle armi importanti, ma soprattutto hanno fatto capire che cosa Counter vuole portare alla competizione. Hanno fatto capire che cosa può dare al livello di gioco del team in generale un generale d'armata con tutta questa esperienza sulle spalle. E parlavamo, scherzavamo di quella che è la Champion Pool di Counter, del fatto che stesse firmando questa serie con i suoi campioni, ma d'altronde stiamo parlando di campioni che non sono neanche nel tier 0 del meta attuale, stiamo parlando di campioni che rendono così perché sono nelle sue mani. Probabilmente l'unica eccezione, che comunque è un campione che non stiamo vedendo, però l'unica eccezione potrebbe essere quella Tristana, che comunque è quella più standard di tutti i tiratori. Sì. Nel senso, non è la Kai'Sa così particolare, non è la Xayah che abbiamo detto essere un misto tra spellcaster e AD carry da critico. Tristana è un campione che può tenere il passo con le Sivir, le Zeri di qualche tempo fa, no, però con le Zeri di questo mondo. Quindi ci sorprende un po' meno, ma quello... La cosa sorprendente è che quella di Tristana è stata quella che ha perso il game. Stava giocando in un matchup che a posteriori potremmo definire molto scomodo. Assolutamente. Perché assolutamente. È stato come si è inserita all'interno della fase di corsia, che non ha permesso a quella Tristana di essere veramente quello che vuoi da una Tristana. Sì. Quello che abbiamo invece poi visto da parte di Kai'Sa e di Xayah è che le risorse che Counter ha preso sono state immediatamente tradotte sulla mappa. È questo che Tristana non ha potuto fare. E si è quindi ritrovata a dover fare dei passi un po' più lunghi delle sue gambe da Yordle, perché non aveva lo spazio per farlo, non aveva un team attorno per poter se lo permettere. Invece, da quando appunto sono stati messi giù dei ban ad uomo per impedire a campioni come Darius di andare a rovinare i teamfight, per impedire a campioni come Seraphine di dominare la seconda fase di ban e di draft, abbiamo visto dei Samsung molto più convincenti. Sì, assolutamente. Infatti, specialmente nell'ultimo game, nel terzo, è mancato un po' di pepe da parte di Darius. Perché nel quarto è quello di adesso. Nel secondo, il pepe... Spoiler, nel quarto c'era. C'era il pepe. Nel quarto, speriamo ci sia un po' di pepe. Perché comunque, questi Dren... Allora, non mi aspettavo dei Dren così, ma ora che li ho visti... So che non sono quelli dello 0-3. Esatto. Almeno. È la cosa che voglio vedere. Se devono perdere 3-1, che perdano 3-1 almeno a testa alta. Sono d'accordo. Alla fine la testa potremmo comunque definirla alta, sì. Indipendentemente dalla prossima partita. Hai trovato una vittoria in apertura di serie, hai trovato la più sudata dei Samsung come vittorie, come tua prima sconfitta. Sì. Certo, questa partita è andata male, ma se poi dobbiamo un attimo ricalcare tutto quanto, potremmo dire che in realtà questa è l'unica partita che è andata veramente male per i Dren. Perché comunque il filo conduttore di come gestire i Samsung l'hanno tenuto saldo nelle prime due. Sì. Per questo io ti dico, voglio vederne di più. Perché anche se dovessero... giocare bene questa partita, ma poi perderla, la chiudi lì il capitolo, dici che cosa avrebbero potuto imparare da un quarto game. Però effettivamente hanno bisogno di scavalcare una montagna che sta diventando sempre più alta. Come dicevamo prima, è vero che i Dren non sono i Dren dello 0-3, ma è anche vero che i Samsung del game 3 non sono i Samsung del game 1. Sì. I Samsung erano arrivati al game 1 in un evidente stato di confusione indotto dalla sconfitta dei Desire. Secondo me stavano finendo l'aperitivo. È possibile, considerando l'orario? Sì, è possibile. Era quello. C'era il piano dell'happy hour. Ho detto, raga, con calma, arriviamo. Ci sta, ci sta, ci sta. Tra l'altro, cambio side per questo game 4. Okay. Quindi vediamo come andranno adesso a modificarsi un po' le cose, perché i trend al lato blu sono inediti stasera e vedremo come andranno a cavarsi in draft. Sono inediti anche i Samsung dal lato rosso. Di conseguenza dobbiamo andare... Beh. Autologicamente inediti. Ci sta, effettivamente. Come ragionamento, sì, dici? Sì, sì, abbastanza. Sei tu il filosofo tra i caster. Infatti, l'esame di logica formale potresti passarlo, quindi, secondo me. Solo con questa affermazione. Quindi. Fantastico. Bel sillogismo, nel senso. Sono ci sta. Pronto.
Twitch è comunque rimosso, sì. Il rispetto per Counter, come dicevamo, continua. E soprattutto abbiamo visto la Champion Pool di Berto. Anche Seraphine è un campione che potrebbe andare a soffrire Twitch, mm-hmm. Perché è un altro di quei campioni che ha un'identità da assassino, mista alla sua identità da tiratore. E quindi vedere Twitch che dalle ombre arriva e one-shotta il tuo Enchanter prima ancora che possa canalizzare l'incipit del suo bis, neanche canalizzare, completare il wind-up. Non è neanche una canalizzazione, è proprio un'animazione di apertura. Quindi sì, tanto rispetto comunque per i Samsung, tanto rispetto comunque per Counter. Sai qual è un campione di Berto che non è meta aderente, però è un po' sempre, per tutto il 2022, sì, ancora 2022, è stato perifericamente meta? Ash. È un campione che abbiamo visto più da supporto ultimamente, è un campione che Berto gioca, è un campione che ti dà quello che i tre non hanno mai avuto, ovvero pressione di corsia. Sai chi altro gioca Ash? Counter, sì. Quindi se devo pensare ad un pick preso dal fuori meta ed inserito contro un giocatore che comunque quel campione lo conosce bene, perde un po' dell'effetto palla curva, sì. Però ne guadagna in effetto comfort. Quindi è una cosa che vai a mettere sulla bilancia, decidi di sacrificare alcuni aspetti del tuo gameplay per guadagnarne altri. Il ban al posto di Sejuani era Darius prima, giusto? Sì, Darius è open, okay. Ma ti aspetti Darius per spiccato, quindi no, aspetto esatto. Wukong. Sì, sì, assolutamente, dovrebbe arrivare Wukong per Tecoteco. Sì, appunto. Però interessante che i Morningstars si siano, tra virgolette, tolti da Sejuani, che comunque è diventata un po' la chiave di volta di questa serie fino adesso. Beh, hanno first pickato Sejuani in ogni partita, esatto. E quindi si aspettavano un first pick di Sejuani nel vedere Idren passare dal blue side e quindi decidono di rimuoverla, ma vediamo se Idren decidono comunque di andare per Darius a questo punto. Vanno per Azir il momento in Morningstars, giusto che, visto che giustamente c'è ancora il ban su Lilia da intrattenere in questa serie, e direi che la vedremo sempre laggiù. Era l'altro campione di Counter a cui stavo pensando, effettivamente questo è Ezreal, quello un po' meno flashy probabilmente. Dipende quale. Perché per adesso abbiamo Wukong e generalmente le build, abituato a TFT, per me non esistono le team comp, esistono le build. Vabbè, sì. Generalmente le team comp molto bruiser heavy chiamano il Mythicless Ezreal, sì. Che andando a poter selezionare l'Eclissi scala meglio sulla penetrazione percentuale dell'Eclissi presa in là nella partita e quindi lavora in un'ottica che non è aggressiva subito come può essere l'Ezreal da virtù della triade nello spike al primo oggetto. Ma è un Ezreal. Quello è Yumi. Ma adesso ci arrivo. Sì, sì, sì. Yumi di fianco a Dari e Wukong va benissimo. Toglie un po' di quell'identità ad Ezreal di costante arras in fase di corsia. Ma soprattutto abilita Hyper Carry. Salvo i Samsung non li vadano a rimuovere tutti, comunque qualcosa di open rimarrà. E Yumi può lavorarci molto bene insieme. E stavo pensando ad altri campioni perché mi aspetto. Almeno il ban di Sivir da parte di Morningstar a questo punto, mentre arriva okay. Il Renekton di Conze. Aggiunta, Yumi sinergizzerebbe molto bene con Ezreal in corsia, esatto. Ed è un buon pairing per Azir, sì. Quindi oltre ad essere un buon pick per Idren, perché ti lascia aperto sulla corsia inferiore di draftare quello che vuoi, e anche un grosso takeaway, sì, ai tuoi avversari. E Darius, i Samsung, non so se lo vorranno bannare adesso comunque in seconda rotazione, perché hai Renekton che comunque ti garantisce una corsia solida, specialmente nel 2v2 una volta che andrai a rivelare il tuo jungler, ma soprattutto devi bannare i tiratori. Sì, e infatti. Infatti, quello, il discorso che volevo fare è proprio quello. Banni i tiratori, mi aspetto Sivir 12.16, quindi non dovremmo vedere Zeri. Non dovremmo. Volendo includere Zeri tra i ban, facciamo questo gioco mentale, a questo punto ci sono campioni che si accompagnano bene a Yumi? Sì. Pochi tiratori, arriva il ban su Zeri, mi sforzo uno di questi e andrebbe anche a spostarsi peggio, perché comunque hai già carry. Posso fantadraftare? Vai. Ce n'è uno che non solo si sposa bene con Yumi, ma lavora molto bene contro Ezreal, uh-huh. Ed è Vayne. Sicuramente non Ashe, almeno. Allora, Ash, il problema non è tanto Ezreal, Ash lavora bene contro Ezreal, sì, in sì. realtà. È Yumi. Il problema è Renekton e Azir a quel punto. Giusto. Perché diciamo che Ash vorrebbe vivere, in generale, proprio lore-wise, sì, sì, Ash sì. vorrebbe vivere. Ce ne sono pochissimi di campioni che non vorrebbero farlo. Olaf è uno di questi, però quella è un'altra questione. E è vero, cioè, Olaf agogna una morte da guerriero, e questa è la sua lore, tipico proprio vichingo 101. Chip si va per il Nautilus abbastanza standard contro Yumi, sappiamo quello che vuoi andare a fare, ovvero abusare di una gattina molto fragile nelle prime fasi di partita. Però a questo punto i Dren devono sciogliere tutti i nodi, mancano di carry e top laner. Berto a selezionare una Xayah, altro campione standard. Che si sposa molto bene con Yumi e che ti dà quell'identità di cui abbiamo parlato prima per Counter, attendista, vuoi che gli avversari si tuffino su di te e hai un Renekton e un Nautilus da affrontare. Sì,
lavora bene anche perché comunque l'epilogo può continuare ad essere canalizzato durante il tumulto di Fiume. Questo significa non solo sposare bene l'imbersagliabilità di Xayah con i controlli e i danni che Yumi va a distribuire nel frattempo, ma garantire nell'atterraggio di Xayah un team avversario immobilizzato dall'epilogo, e di conseguenza o Xayah è libera di attaccarli tutti, o Xayah è libera di concatenare i controlli con il richiamo delle piume del tumulto. Insomma, è una lane molto funzionale. Qui abbiamo ed effettivamente l'R5 sulla giungla mi faceva presagire qualcosa del genere, un bel carry di quelli che vuole farmare tanto, che ha bisogno di pressione dalle corsie. Pressione dalle corsie che c'è, a parte botlane dove Xayah comunque ha più danni sull'ondata rispetto alle Zerial normalmente, ma è quel Nautilus a bilanciare. E a questo punto Noodle vuole provare a mettere la ferma su questa partita, su questa serie, con il suo Karthus. Karthus in giungla, mi aspetto un Karthus che voglia passare tanto tempo a farmare, perché hai bisogno di farlo contro la draft di Dren. Non è la draft contro la quale è più semplice giocare Karthus. Comunque il Requiem può essere mitigato da tantissime fonti. Ci sono scudi, ci sono guarigioni per tornare in salute dopo quel Requiem. Ci sono due campioni che sono abbastanza grossi da non dover temere il Requiem in fasi centrali di partita, e quindi per impensierire tutti i Dren sarà un Karthus che dovrà scalare. Mi aspetto addirittura il Karthus quello da primo attacco dalla giungla, in modo da poter farmare con la tua R quando disponibile. E sono però curioso di una cosa, parlando di Karthus. Karthus non è il ganking jungler per eccellenza. E non avere un ganking jungler nel momento in cui stai giocando contro Darius con un top laner melee rischia di dare a Darius degli spazi molto grossi. Se Darius prende spazi molto grossi, il game 1 ci ha dimostrato che cosa succede. Quindi è un Karthus che è vero che vuole passare tanto tempo a farmare. Spero solo per i Samsung che questo tempo a farmare non arrivi a discapito delle proprie corsie. Molte, molte responsabilità sulle solo lane, in particolare di questi Morningstars, ma anche dall'altro lato dei Dren. Perché comunque sappiamo, hai parlato prima di skill matchup come di un matchup come quello tra Sylas e Ahri come skill matchup. Sylas e Ahri, scusatemi, abbiamo visto, non Sylas e Ahri. No, abbiamo visto Sylas e Ahri, vero? Però la stessa cosa, appunto, perdonatemi la defiance, è bene o male quello che viene tra Azir e Ahri. Ahri in realtà è tipo uno skill matchup contro... Non ha un brutto matchup che sia uno, se non Lissandra probabilmente. Swain. Cosa fai se sei Ahri contro Swain? Lui sta lì e non subisce danni fondamentalmente. Azir sta lì e prova a poccarti con Ahri. Hai abbastanza wave clear per non dovertene preoccupare. Di solito... Dipende anche dai setup. Esatto. Perché tendenzialmente Azir va di cometa per prendere prio contro Ahri, e questo viene corrisposto da un libro di incantesimi per avere un Ahri più flessibile nel mid game. Se ci dovesse essere questo handshake sulla fase di corsia, come giustamente sottolineato prima, la priorità apparterrà ad Azir, specialmente dai livelli 1-4. Questo garantirà a Karthus almeno dei primi giri comodi di giungla. Spero non sia una di quelle situazioni dove sei Karthus, vuoi farmare e inizi a sentire il tuo team morire per sbaglio nei primi minuti, perché questo complicherebbe molto il piano di gioco dei Samsung. Dici? Forse. Probabilmente sì, effettivamente. Però al di là di quello... Quanti esami ho passato con questo forse? Non sono abbastanza sicuro che purtroppo nessuno. Forse, nonostante sia filosofia, forse non esistono. Per qualche motivo, non l'ho capito nemmeno io il perché, però... Dicendo che i forse non esistono, quanti esami hai passato tu invece? Purtroppo nessuno. Sono abbastanza sicuro anch'io di questa cosa. È una truffa! È una truffa enorme! Mi prendo questo momento per fare un piccolo TED Talk. Siamo in partita. Farò comunque il TED Talk. Non mi interessa, voi bettate, fate hashtag, eccetera. Filosofia è... una facoltà, mi permetto di dirlo adesso visto che ho finito di farlo, mi posso permetterlo, abbastanza inutile da molti punti di vista. Chipsy, ti prego, non fatemi parlare, devo difendere la mia identità. Ok, Diablo comunque subisce tanti danni, va bene, festa grande, counter flash in, ma primo sangue, e direi che è worth. Adesso mi raccomando, bettate. Sì, bettate adesso, i codardi bettano adesso. Teco, tra l'altro, con questo positioning vuole, non è che potrebbe, vuole cercare la cisata, però si troverà anche il coccodrillone in zona. Alla fine Noodle cambia zona, quindi Teco sta fattualmente, ok, ruberà il red buff, quindi non sta perdendo tempo, ma poteva star perdendo molto tempo. Pur di non farti finire il TED Talk. Esatto. Ci provo? Teco, dai. Teco però dovrebbe iniziare tipo a... ad avvicinarsi al red buff. Si aspetta Karthus lì, quindi semplicemente è molto cauto. Ora non lo vedrà e dice: ah, quanti secondi buttati per questa pulizia contro Karthus, che bello. Che invece riceve un pull estremamente aggressivo dalla sua corsia inferiore. Non sa però che nel frattempo il suo quadrante superiore viene aggredito.
Non penso che ci sia la possibilità di adattarsi in un jungling verticale, anche perché comunque c'è una buona visione difensiva da parte di Dren sul quadrante inferiore. Yumi non ha bisogno di comprare pozioni, di conseguenza lume di controllo da subito nella trifronda. Problema per la corsia inferiore, Counter ha una spada, Counter ha una lacrima, Counter ha preso un primo sangue e immediatamente è andato a investire. Tra l'altro, no, oddio, stavo dicendo, potrebbe essere che ha preso prima la lacrima e poi la spada, ma so 400 gold e le ha spesi comunque vada, come gli pare, quindi no. Sì. Mentre qua Noodle ora si accorge che non ci sono i nanobecchi, ma trova una scimmia, invece c'è lo sfinimento da parte sua perché è senza flash, ma questo vuol dire che Teco Teco potrebbe rimanere lì attaccato, deve doggiare qualche lay waste di troppo e alla fine... Trova una scimmia, dicevi? Può doggiare lay waste, non può doggiare la E di Karthus, sono abbastanza sicuro di questo. Tremendo. La partita è virtualmente finita. So che mancherà tantissimo, però la partita è virtualmente finita adesso. Questo ci lascia spazio per il mio Death Talk. Sì, anzi è forse opportuno che ci si dedichi a quello in questo momento. Anche perché qua Noodle può gankare, trova, copre l'arresto, trova i danni e ganka giustamente Noodle. Spettacolità attivata, Noodle si fa in avanti. Però, ragazzi, ma cosa stiamo guardando esattamente? Noodle muore, muore dal sanguinamento. Double buff per... Cosa stiamo guardando esattamente, ragazzi? Vabbè, niente. Ma perché? Grazie, grazie. Che bello. Un po' più su, un po' più su. Voglio vedere il dipinto. Va che begli affreschi. Bellissimo. Cioè, ci sono tipo sono le torri che si inchinano una davanti all'altra. I campi, bello. Conse ha due buff. Conse ha due buff. Noodle ha due kill. No, Conse... Non ha preso i buff? Ma sono... Mid lane, Diablo è morto? Coinji è morto? No, Diablo è morto, perché Diablo... No, fuori no, sì. Un soffio! Coinji va in avanti. Tutti sono morti. E alla fine muoiono tutti, giustamente. Tra l'altro l'animazione dello spectate del flash un po' buggata, ma comunque Coinji ha trovato l'uccisione, ma questo poco importa. Round 2, Noodle contro Teco Teco. Andiamo, Lama Becchi, c'è il teletrasporto, occhio, da parte di Diablo, c'è l'ingaggio da parte di Teco Teco. Non è andata bene l'ultima volta, ma stavolta non c'è lo sfinimento. Esattamente, c'è Conquistatore staccato invece, si sta muovendo però anche Chip, si sta tornando anche Coinji. E questo vuol dire che devono mollare la presa. Coinji non vuole mollare la presa, tornate la maglia amorosa su di lui. C'è la sfera, c'è anche l'elettroshock, effettivamente da Diablo si arriva adesso, è morto! Cosa sta succedendo? Il caos primordiale, il vaso di Pandora è stato aperto e tutto quello che c'era dentro viene riversato sulla landa degli evocatori e è morto Counter. Nel frattempo, sulla corsia inferiore, cerca un 1v2 abbastanza in debito, nonostante il vantaggio di quel primo sangue è un Counter che ha cercato di scambiare contro Xayah e Yumi. E in questa fase di partita Xayah, tempo letale alla mano, si fa sentire. Grazie Chipsy di aver mancato un'ancora. Grazie. Almeno ci permette di rallentare un attimino. Sì, comunque, stavo notando sulla corsia superiore, non è Conse che ha preso la kill su Darius. Ah, è okay. Stato anche lì Karthus. Sì, ok. Con gli ultimi tick di danno della parte finale del suo zombie. Che comunque non avrei preso il buff, però... Però sono due kill su Karthus. E se avevamo bisogno di un Karthus in grado di snowballare, 4 minuti capitolo perduto è un buon incipit. Mandate lo screen a Vegar V2 e gli chiedete se è un buon timing. Sono aspettiamo di vedere quando è che chiuderà il mitico. Il mitico intero. Vogliono Conse. Lo stacking della wave è un linguaggio del corpo molto facile da interpretare. Conse se ne rende conto, ma non ci sono teletrasporti per aiutarlo. Arriva infatti Chipsy. Sì, a dargli man forte. Deve giocare alla perfezione Conse senza flash. Con il tagliaffetta. Ottimo. Questo era veramente perfetto. Ottimo il tagliaffetta. Ci mette da su anche Diablo con una valerosa non perfetta. Invece Chipsy non connette con l'ancora, ma a quel punto ti interessa veramente poco. Bravo, 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 Conse. Sangue congelato nelle vene, sta lì, non perde esperienza, non perde farm. E gli avversari purtroppo perdono tempo. 3 persone sul quadrante superiore. Questo costa non poco farm ad Ari. Ferma 27 minion contro i 41 di Azir, contro i 42, 43 di Karthus. Karthus è top farm in partita. 18 minion Teco Teco. Eh già. 18 CS Teco. Sono 4 campi e 2 lumi? Non lo so, 2 minion che ha rubato da qualche parte? Purtroppo l'early game non è andato benissimo per il piccolo Wukong, che si è trovato a cedere diverse delle sue barre degli HP contro Karthus. 3-1 Karthus, tra le tante cose. Noodle... avevi un lume, Noodle, però. Vabbè che c'è Conse a livello 6. Teco Teco. Dovrebbe seriamente smetterla. Noodle a livello 6. Cioè, a parte le 4 uccisioni, hai il livello 6. Al 6° minuto di partita. Cosa? Vabbè che gli hanno regalate, lo stanno fannelando i Dren, però... Cerbottana con dentro Dardo al Curaro. Penso che sia l'unica soluzione al gameplay di Teco Teco in questa quarta partita, dove purtroppo sembra aver perso completamente il filo conduttore.
Va bene, quello che volevo dire in apertura è che filosofia è una facoltà relativamente inutile. Lo so, tranquillamente a mio agio nel dirlo, non è problema, visto che sto facendo il caster, cioè al momento lavoro nel disport e non devo parlare di filosofia normalmente, quindi sono abbastanza sicuro che non mi serva. Parlavamo di sillogismi. Se lavorare nell'e-sport invalida il corso di studi, questo invaliderebbe automaticamente anche medicina come corso di laurea. E quindi non so esattamente quanto questo regga come discorso, ma prego, vada pure. Ma è non difficile come altre facoltà, che possono essere le varie, non so, medicina appunto, ingegneria, eccetera. Ma semplice, no, perché i professori sanno della nomea, di che filosofia ha e tutto quanto, e quindi ti basta. Voglio rinforzare l'idea. La cosa positiva, almeno per come l'ho vissuta io, è che erano difficilissimi gli esami, ma se prendevi meno di 24 ti dicevano no, rifiuti. Torna alla prossima. Cioè, ha innalzato la soglia direttamente. Sì. Tipo la soglia di esecuzione di Pike. Esattamente. Che fantastico. I professori hanno una soglia di esecuzione sugli studenti che scala con la letalità. Esattamente. Bellissimo. Dren, cercano profondità nella metà campo avversaria. Teco stavolta finalmente si porta qualcuno dietro. È 1-3, quel Wukong è a 30 minion. Counter a livello 5, ma soprattutto ha quasi una mula mana. Ma Noodle, ok, adesso sono pari livello. Noodle era sopra di livelli rispetto a Conze. E ok che Conze è stato estremamente sacrificato, ma era a livello sopra rispetto a un solo laner a 8 minuti. Guarda che danni con una singola Q. E attenzione alla mid lane, Coinji viene aggredito, ma... Ottimo la gigliottina di Nexus, però è stupenda. Sarebbe davvero un peccato se io premessi R, vero? Oh. Invece no, ancora. Troppe cicciose le barre degli HP. Tutto, anche le ciabatte gli hanno lanciato. Ma Copre riesce ad allontanarsi da tutti i skill shot degli avversari. Cioè, okay, uno skill shot degli avversari. La R di Karthus non è esattamente uno skill shot. Tendenzialmente uno skill shot. Anche l'epilogo, Counter si allontana, l'ancora addirittura sul muro, un po' forzata forse, ma Chips è costretto a flashare via, arriva lo sferimento da parte di Counter dopo il tumulto di piume e incanta lame di Berto, alla fine si salvano senza alcuna vittima gli SMS, ma con un flash e lo sferimento in meno. Qui c'è stata un'interazione molto particolare tra Xayah, il suo basic e l'incantalame, perché praticamente ha lanciato in avanti un basic durante l'animazione del richiamo e quindi quel basic è tornato indietro leggermente dopo rispetto alle altre piume, perché comunque era affetto dal periodo di influenza dell'incantalame e ha immobilizzato Ezreal. È stato molto fluido come movimento e difficilissimo da counterare, non so a questo punto neanche quanto voluto. Però lo potremmo chiedere, Alberto. Noodle nel frattempo, Drago per lui, si porta a casa un altro obiettivo neutrale e adesso resetterà verosimilmente verso il mitico. E tra l'altro, in minor termini rispetto al game precedente, però avendo un'aria, avendo un Wukong, quel singolo drago montuoso ti mette in una bella condizione di sicurezza. Il mitico è stato completato a 9.40. Più scarpe. Quindi comunque con una... Direi che è una buona Vegar V2 Challenge questa. Sì. First strike, Karthus dalla giungla, 9 minuti, 40 secondi, arriva il Liandry, arrivano i calzari del mago. Si gioca adesso per il messaggero che viene conquistato da parte dei Dren. Riesce finalmente Wukong a portare qualcosa a casa. Anche perché in questo momento i 38 minion contro i 69 di Karthus pesano. Mamma mia. Pesano è veramente un simpatico eufemismo, anche se ora col livello 6 almeno il playmaking potential c'è da parte sua. Però la giungla è di Noodle, cioè, e parlo proprio di giungla, tutta la foresta. Vedere un Karthus permettersi un early game così aggressivo contro Wukong però dà una fotografia molto chiara di come questa partita si sia inclinata e troppo in fretta a favore dei Samsung. Intanto sulla corsia superiore, di nuovo, quanto manca il Requiem? Troppo purtroppo. Oh, wait. No, non c'è una grossa fetta di cooldown che se n'è andata all'improvviso. Quello è un Requiem e quelli sono... Copre... C'è Liandry, quindi Copre è morto? Sì. Copre è morto. E insomma, bel dive. Questo non è un buon ganking jungle, Karthus, giusto? Non sta gankando, sta vivendo sulla testa dei suoi avversari. No. Sta vivendo dentro la testa dei suoi avversari, senza pagarne neanche l'affitto. Però quel dive, purtroppo te l'ho detto, Teco, si parla effettivamente di giocatori che non hanno avuto modo di saggiare questo livello di stress competitivo a lungo. E i Samsung vengono premiati sull'esperienza. Se la prima partita era una partita da 10, la seconda partita era una partita da 8, la terza una partita da 6, questa è la partita da 4. Questo è un trend decrescente di fibra mentale da parte dei Dren che si sta schiantando invece con dei Samsung resilienti, con dei Samsung che invece più la serie va avanti più stanno imparando dai loro errori e smettono di commetterli. La partita da 4 o da 1
4. Ouch. Ouch. Povero Tecoteco, veramente. Poveraccio, perché questa è... Non c'è altro modo di commentarla se non poveraccio questa partita. Ok, stavo dicendo Conze con spada e daga dovrebbe essere la madre in rovina. La spada diventa un scettro vampirico, la daga un arco ricurvo. Quindi sì, adesso confermato. Effettivamente la lama in rovina. Copr cambia build e cambia proprio classe di mitico, perché sì, opta per una virtù della triade invece dello scherzapassi che abbiamo visto in game 1. Contro Renekton hai poco interesse a sì, provare a tenere fermo quel campione, non ci riesci. Di conseguenza preferisci giocare per il danno grezzo, preferisci giocare per quei proc di virtù della triade che almeno sul trade breve ti permettono di tenere testa ai danni della lama del re in rovina, e soprattutto quando viene lasciato a tu per tu ti permettono anche di vedere queste supreme, attraversare tutta la corsia senza colpire neanche un minion. No, quello non te lo permette la virtù della triade. Dicevo, permettono a Darius di avere una buona pressione strutturale. E oltre che il rallentare Renekton, tenerlo rifermo, Ezreal, Azir non sono bersagli che raggiungerei così facilmente da poterli rallentare, quindi giustamente vai a più giocare altro, per le saline, a giocare per i danni. Non sono bersagli che una volta rallentati sono impensieriti. Sì, esatto. Sono bersagli che anche se tu dovessi riuscire a raggiungere, riuscire a rallentare, semplicemente scattano via e tu rimani lì. Koenji invece ha la sua tempesta di Luden, quindi inizia ad essere di nuovo nello scenario in cui Azir preme molto molto più forte di Ahri in lane, che comunque ha recuperato il suo mitico. E siamo a un minuto circa dallo spawn del drago. Anche qua il drago della nuvola relativamente interessante, però essendo andato giù il primo drago montuoso, questo vuol dire che avremo landa o infernale o Hextech o oceanica con Karthus. Karthus, mamma mia, penso davvero che l'unica landa con la quale si sposa male è quella della nuvola. Sì, tutte le altre sono una manna dal cielo per lui, perché in ogni modo hai un Karthus che va a sinergizzare con quelle lande. Statistica extra, perfetto. Difesa extra, se le vai a negare ai tuoi avversari, perfetto. Hextech ovviamente poi è... Hextech è veramente una landa così universalmente valida. Muore Conse. La virtù della triade ha funzionato, sembrerebbe. È anche strano non aver visto ancora una solo kill di Copra, sinceramente, in questa partita. Però... E qui si materializza, con diversi minuti di ritardo per via dei problemi in giungla, quello di cui parlavamo prima, ovvero un Darius che non sta giocando contro un gank in jungler, esatto, e che quindi è libero di cercare questa profondità, seppur nella totale assenza di visione sulla giungla nemica. Non c'era copertura sulla trifronda, non c'era copertura su nulla. Bella la maglia amorosa che connette su Karthus. Noodle costretto stavolta a morire. Tecoteco trova un ottimo shutdown, ma Conge è libero di mettere giù un DPS strepitoso e lo blocca quando vede il Requiem arrivare. Peccato che Diablo si sia salvato. Bello la maglia amorosa, dopo il flash se ne va con l'assalto spirituale. Nel frattempo botlane muore counter, è la seconda volta che succede fuori dai nostri teleschermi, dai nostri occhioni. Ma questo vuol dire, e lo vediamo anche dal grafico dei gold, che la distanza si sta pericolosamente accorciando per i trend, nonostante quel Karthus. Lo shutdown su Karthus è finito nelle tasche di Wukong. Sì, Wukong è tornato in partita. Oh sì, è pari oggetti con Karthus, non ha le scarpe in differenza, però ha... non ha la stessa utilità, diciamo. Allora, se sei 2-5, l'avversario è 6-2, sì, e la differenza sono 1100 gold, sì, va benissimo, va benissimo così. Sì, sì, sì. Con il drago che viene conquistato, la landa ed effettivamente sarà effettivamente Hextech. Karthus, allora, forse la... oddio, sono sempre danni in più, quindi anche l'anima la utilizza bene, in verità non è che la utilizzi male. Preferiva quella infernale, ma dall'altro lato non c'è un campione di Dren che sia scontento di questa landa. Sì, anche perché avendo un drago neutrale a testa, riuscire ad arrivare eventualmente ad anima con tre draghi dell'elemento portante è gigante, sì, per la loro composizione. Questa è una landa della quale i Dren vogliono tutto, vogliono i draghi di base, vogliono l'anima, vogliono i portali. Perché comunque, mamma mia, sì, nel momento in cui stavi perdendo un attimino controllo di mappa, riuscire a riprenderlo cortesia di quei portali è un granché per loro. Ganking jungler, sì o no? Beh, se c'è Nautilus i gank sono un po' più facili. Copra stavolta sta morendo da solo contro Copra. Arriva anche il muro del dolore, arriva la... ancora che non aveva mai connesso, ma ormai non devo più sorprendermi di nulla. La kill va su Conze, Tecoteco prova a farsi vedere, ma è decisamente in ritardo. Qui hanno semplicemente sopperito al problema di non avere un ganking jungler, portando il ganking e il jungler. Hanno semplicemente Counter diviso il problema in... Ci fanno vedere il replay finalmente. No, Berto stavolta non riesce a trovare l'uccisione, però i danni Counter sta sono soffrendo tantissimo questa lane. Sì. È il problema. È un campione da mitico Xayah, sì, ma fa tanto... da critico Xayah, ma fa tanto male. E beh, soprattutto... è un campione da mitico, esatto, anche, perché ha il mitico a differenza di Ezreal. E soprattutto Ezreal non ha letteralmente oggetti, perché quella è una mana mune, non è una mura mana. Quindi non ha quello stacking potenziale.
E capisco comunque l'idea che Nautilus voglia andare un attimino ad abilitare la mappa e che normalmente vai a draftare Ezreal come campione neutralmente valido, ma qui è un Ezreal che gioca contro Yuumi, non ha Rust per stare in fase di corsia e soprattutto è un Nautilus che è stato draftato come counter di Yuumi, quindi perché non provare a giocarla quella fase di corsia? Perché abbandonare il tuo preziosissimo tiratore al suo destino? Molto strana questa partita, meno strano l'inserimento di Teco Teco su Koenji, perfetta la scorta imperiale che blocca anche la prima porzione di assalto spirituale di Diablo. Secondo e terzo utilizzati difensivamente, non avrebbe connesso con la Suprema ma vuole evitare e non perde così tanto tempo interrompendo il suo recall. Anche perché in caso di Suprema di Ezreal andata a segno apriva la finestra per il Requiem. Giusto, giustissimo. Beh, devo riabituarmi a questo concetto. Si deve riabituarti che le barre degli HP al 20% sono vuote. Esatto, e soprattutto la giocata cross map a cui mi ero tanto abituato quando vedevamo draftate dai Machko. Gangplank non tanto, in Spring in parte. Occhio! No! Recall interrotto stavolta, Koenji si allontana. Con le sabbie mobili c'è anche la carica di profondità. Dicevo Senna Karthus. Premeva R Senna, premeva R Karthus e il bersaglio moriva. Teco Teco? Dove sei? Che cosa sta... Counter toglie il bulb esplosivo, potrebbe anche non essere importante. Arriva, trova la prima uccisione, no, la troverà Chipsy, ma ora viene chiuso, salta al di là del muro perfettamente e trova Copro un doppio arresto. Stupendo! Arriva la schiacciata in testa agli avversari. Counter è lì bloccato, ma occhio al Requiem che si farà sentire. Su Sustain non connette, arriva la ghigliottina di Noctus. I danni sono giganteschi per la triple uccisione, ma poi Conze e Koenji raccogliono l'uccisione, la prima e anche la seconda, ed è una carneficina per gli SMS firmata dai due solo laner. Di nuovo il caos sulla landa. Sì. Di nuovo tagliamo le 26 uccisioni al 18° minuto e sono due team che adorano fare a botte. Qui abbiamo neanche il biathlon tra scacchi e pugilato. Qui abbiamo il pugilato e il pugilato. Ci si picchia e basta. 8 kill in un'azione. Abbiamo visto. Per qua Koenji va in avanti su Teco Teco, ma ovviamente c'è il clone e effettivamente in draft non abbiamo parlato tanto perché è una cosa abbastanza ovvia e ne abbiamo sorvolata. Qua abbiamo visto Darius Yuumi. Sì. E purtroppo Darius Yuumi è un problema da gestire, perché sì. Yuumi va a sopperire naturalmente a tutti i problemi dei Juggernaut. Non è una novità che Yuumi si sposi bene con i Juggernaut, ce lo ricordiamo molto bene dai tempi di Garen Yuumi sulla corsia inferiore. Yuumi è ancora una Yuumi da Pietra Luna rinnovata. Siamo nella 12.16. Oddio. Con Darius poteva arrivare la Yuumi da Luden, ma... Perché non mi sorprende che Teco Teco sia stato preso da un'ancora in questa partita? Perché poverino? Le ancore sono a single target e questo è un teletrasmorto. Diablo! Assalto spirituale ed Everfrost utilizzato alla perfezione, ma c'è il flash, c'è lo stordimento, c'è un'altra porzione di assalto spirituale. Diablo ha il flash per andare al di là del muro. Alla fine si salva, ma... Quanto ti è costato quel teletrasporto, Diablo, ma per non poter perché? Morire? Non ne ho idea. Non ne ho fisicamente idea. E adesso gli SMS possono andare in avanti. Difficile reingaggiare per i Dren. C'è un drago che sta per spawnare. Berto è sul lume. Oh, mamma mia, danni di soldati e danni delle Q di counter insieme a quel flusso essenziale si fanno sentire. Evocato il messaggero. Guardalo, counter. Il counter va in avanti, ma potrebbe essere la volta di troppo. Alla fine non è ancora caduto, è ancora lì. Teco Teco trova l'uccisione, ma nel frattempo il disastro fatto da Koenji con la scorta imperiale si fa sentire. Occhio al drago, perché è un fattore da considerare con i rallentamenti. L'ancora è su copre, non so se vuoi davvero grabbarlo. Alla fine Conze dice che basta e avanza. I danni da parte sua sono giganteschi. Teco Teco prova a danzare ancora con tutto su sustain di Yuumi. Il Requiem arriva e arriva anche troppo tardi da parte di Noodle. Non trova neanche un abbattimento, anzi uno sì, su Ari, ma soprattutto trovano il drago e trovano anche la testata del messaggero che era stato evocato in apertura. Troveranno il Baron, perché i ping sono in quella direzione. E giustamente era scoccato il 20° minuto, dovevamo assicurarci di avere più di 30 kill per mantenere il leitmotiv del game. Siamo a 32, portato a casa la struttura in corsia centrale, portato a casa il drago, portato a casa il barone Nashor, portato a casa un'ennesima carneficina. I Samsung Morningstars vogliono portarsi a casa un comodo 3-1, dimostrando a tutti che il primo game è stato solo uno scivolone. Facciamo il gioco che abbiamo fatto col game di Lilia, guarda i ritratti e i livelli dei giocatori. Abbiamo Noodle al 14, dall'altro lato Teco Teco all'11. Ma soprattutto Conze ha fatto il 14 sul Baron. Ok. Noodle ce l'aveva al fight al drago. Quindi siamo abbastanza in scenari catastrofici. E Copper è al 12. Sì. Quindi direi che la map diff
si sta manifestando su quei ritratti in maniera anche molto aggressiva. E abbiamo visto comunque un Cobra trovare 3 uccisioni in quel fight, abbiamo visto giocare una lane in cui è riuscita ad abusare un po' di Renekton, ma Renekton è 6-1 in tutto questo. Sì, una tripla uccisione nell'ultimo fight, sì. Ha pompato quelle statistiche in maniera verticale, e è una cosa che vediamo immediatamente proiettata nel suo inventario. Per lui Lama del Rey rovina subito dopo Mannaia Oscura, lo shred di resistenze non solo lavora bene di fianco ad Ezreal, che ha optato alla fine per la virtù della triade, ma lavora bene per quella Lama del Rey rovina adesso che Darius inizia a prendere un pochettino di armatura. Allora, resistenza magica per Darius e Teco Teco ce n'è. Non ce n'è per Berto, che può utilizzare comunque il suo tumulto di piume, ma io una R per sport di Noodle adesso vorrei vederla, per vedere quanti danni fa. Forse c'è accompagna Cobra in questa azione, perché comunque viene guarda trancato. Che danni conse! Mamma mia, non è legittima questa cosa, ma nel frattempo scoppia l'azione, Teco Teco viene trovato dalla scorta imperiale di Koenji, che è stato trovato lui in apertura, arriva il Rek, i danni sono giganteschi, arriva però soprattutto i danni di counter dalla gittata, non riesce a trovare quel colpo mistico Teco Teco, ma nel frattempo Noodle ha portato a casa la kill sul millennio avversario, e alla fine Teco Teco, nonostante il tentativo di flash di Juke, deve cadere per mano di counter. Penso che stia rintoccando l'ultima ora dei Dren in questo qualifier, perché sono solo Cobra e Seed, mentre dall'altro lato i Morningstar pushano in avanti, hanno ancora 1:13 di mano del barone Nashor, e hanno soprattutto 2 ondate che pushano, 4 campioni in vita e il quinto morto al teletrasporto da utilizzare. Stanno tornando in vita Berto e Teco Teco, ma Cobra non riesce a prendere forse abbastanza tempo grazie a quell'exhaust utilizzato perfettamente da Noodle. Conze, non hai preso il portale, non se ne era accorto, e alla fine la ghigliottina di Noxus trova la vita del coccodrillo. Bello il flash con arresto su 2 persone, con l'altra ghigliottina per Cobra, ancora velocizzato dal tiragraffi, prova ad andare in avanti. Seed si tanca un po' di quei colpi mistici, ma Counter continua a fare un lavoro gigantesco da dietro i muri. Diablo arriva col teletrasporto, non trova la maglia amorosa, ma Teco Teco si butta in, non ha il ciclone ancora, quindi non ha controllo da utilizzare, ma Koenji potrebbe essere il prossimo. Cobra si salva, la kill stavolta va su Berto, l'inseguimento continua in avanti, su counter, su la di carry degli SMS che cade per mano di Diablo con l'assist Teco Teco. Noodle potrebbe essere quello irraggiungibile se non fosse che Cobra prende il taxi, il portale, e alla fine non trova l'ennesimo arresto vincente. Guarda Midlane però, perché Berto è in base a farmare con i super minion che stanno già chiudendo le torri del Nexus. Non trova l'arresto vincente, ma rischia di trovare l'arresto cardiaco. Certo. Qui abbiamo Noodle che è sotto visione. Ok, decidono di resettare. Per lume Noodle penso lo veda abbastanza. Ma che ti importa, giustamente. Non ha mana neanche per fare il blue buff. Oddio. L'ha recuperato col Gromp. Sì. Ma poi soprattutto, se la singola cook che parte ha shottato quel blue buff, quindi insomma non è davvero un problema. 10 stack di sigillo oscuro, dovrebbe arrivare un Mogiai, francamente, per come si è messa la partita. Anche perché siamo in un punto della partita dove difficilmente Karthus vuole morire. È vero che il Mogiai non sinergizza molto bene con la passiva di Karthus, sì. Specialmente considerando la partita in questione. Non vorrei vedere il Mogiai, perché è un Karthus che, data quella build, vuole lanciarsi in mezzo al team nemico. E infatti arriva il bastone piuttosto. È un Karthus che vuole rimanere in mezzo al team nemico a fare quell'azione di disrupt devastante che la passiva gli garantisce. A differenza di Kog'Maw, in questo caso il lavorare attorno alla passiva non era una battuta. No. Quindi penso davvero che quel Karthus sia interessato adesso ad accumulare solo potere magico per assicurarsi che le sue supreme possano essere determinanti. Occhio a Koenji, trovare Sabia Mobile al di là del muro. Noodle sta ovviamente cercando di tracciare un po' la zona con il suo muro del dolore. Sono già lì sul drago. 5 contro 5 che è praticamente schierato. Occhio a Cobra, che nonostante le 5 morti è di gran lunga il più pericoloso del suo team grazie a quella Yumi. Il danno però sull'obiettivo è gigantesco. Diablo va sul flank per cercare un inserimento dalla distanza. Teco Teco si tuffa dentro, ruba perfettamente il drago, e a sto punto si è chiusa la tenaglia. Sono in 4 nella stessa direzione. Diablo prova ad andare in avanti, connette con la maglia amorosa, c'è l'ottimo arresto su 2 persone. Occhio alla ghigliottina di Noxus che si attiva, l'incantalame di Berto trova l'uccisione, ma occhio al Requiem che parte, ne trova 2, ne ha trovati 2 e ha ciancato pesantemente gli altri, che non possono salvarsi a questo punto. Solo Seed è ancora in vita, che trova comunque la kill su Azir, ma questo è l'ultimo atto della partita. Requiem di nome e di fatto per i Dren, che devono salutare le speranze di raggiungere il PG Nationals. Saranno ancora i Morningstars protagonisti del 2023.
Si continua a premere con Konse insieme ai Super Minion. Arriverà a breve insieme ad un'altra ondata counter. Queste sono ondate di Minion. Ok, ok. Arrivati a questo punto, perché non continuare a premere in avanti? Ce la fanno i Samsung dopo quella che è stata appunto in maniera diametralmente opposta a quella dei loro avversari, una partita da 10 e lode. Ce la fanno semplicemente lasciando. Questa è proprio Fall Guys, il flex quando ti metti davanti al traguardo. Sì. Sei l'ultimo, aspetti qualcuno che si avvicina e lo guardi. La corona. Esatto. Questa è stata una bella partita, l'ennesima, da parte di Samsung, che finalmente riescono così a concretizzare il ritorno, l'assicurarsi il loro slot all'interno della competizione nazionale. Da parte di Samsung un crescendo continuo lungo la serie. Non è stata la serie costante che abbiamo visto all'andata. Abbiamo visto dei Dren stavolta in grado di combattere con i grandi. Abbiamo visto i Dren comunque, per quanto solo in un game sui quattro che hanno giocato, in grado di dimostrare un livello che ha surclassato questi Samsung. Sì. Quindi è stato piacevole vedere una serie. Francamente però è stato brutto vedere quest'ultimo game così. Quello sì, comunque molto anticlimatica, molto principalmente molto. La presenza della giungla, dove Karthus non avrebbe mai e poi mai dovuto prendere quel vantaggio in early game. Anzi, avevamo tracciato sulla differenza del ganking potential di Wukong e del farming potential di Karthus, i due binari perpendicolari sui quali la partita si sarebbe voluta giocare. Uno dei due binari ha preso fuoco prima che il treno ci potesse anche solo salire sopra. A memoria, tanto tra poco vedremo la grafica, però dovrebbe aver chiuso, forse non ci sono i chiedi di giocatori, però comunque 12, credo, Karthus. Sia stato il KDA di Karthus finale, una roba del genere. E già. Tante di quelle kill sono arrivate purtroppo in maniera totalmente indebita nel game, non per dei meriti suoi, ovviamente, in debita. Se Karthus prende kill in early game, sono arrivate in maniera indebita. Assolutamente. Cioè, Karthus non è fatto per prendere kill in early game. Se le prende, gli avversari hanno sbagliato qualcosa. E come possiamo vedere, sbagliare qualcosa ti costa. Vedere un Karthus top damage che con il suo Liandry, seppur con una build conservativa che aveva deviato verso il Morello Nomicon per tenere a bada le forti guarigioni della composizione avversaria, per tenere a bada il gatto e il carnefice noxiano, comunque stiamo parlando di un Karthus che il suo l'ha fatto. Questa cosa, non voglio mettere il dito nella piaga, mi dispiace. Assolutamente. Poteva essere molto più alta la barra, molto più alta, non in romano, molto più alta la barra dei danni di Karthus. Perché comunque 24.000 danni non sono troppi di più di quelli che ha fatto un Darius, di quelli che ha fatto un Azir. Però semplicemente molto spesso i Requiem arrivavano a fight finito, con gli avversari già morti, non potevano neanche mettere giù il DPS costante. Ricorderei quello sul primo Drago Hextech, credo, in cui ha lastittato una area a tipo 10 HP, letteralmente. Unsung Hero, l'eroe non decantato della partita, comunque dalla corsia superiore Konse con il suo Renekton. Mamma mia, sì. Quello è stato un bel Renekton da parte sua. Flank sempre on point, una volta che ha identificato Darius, ha identificato con che build contrastare Darius, è riuscito anche a trovare gli step necessari per inserirsi in corsia laterale, dominando poi il matchup diretto, ed è riuscito a inserirsi molto meglio di Darius nei teamfight, nonostante Darius avesse Yumi a velocizzarlo, quindi una top diff abbastanza marcata nell'esecuzione di questi due campioni, che si riversa poi direttamente in uno dei grandi perni sui quali la giungla è riuscita a trovare i suoi vantaggi. E alla fine, purtroppo, il Requiem saluta, l'abbiamo detto a questi. Ha firmato lui l'ultimo fight, ha firmato lui la fine. Hanno voluto aspettare di vedere gli avversari tornare, ma signore e signori, questo chiude il promotion relegation di questo Summer 2022. Con il nuovo sistema, tra l'altro, è l'unico promotion relegation del 2022. Esatto. E quindi abbiamo quelli che saranno i nomi protagonisti del prossimo PG NAZ 2023. Congratulazioni a Desire, nuovi qualificati in lustro e splendore. Da parte loro, solo dominazione lungo questo campionato. Congratulazioni oggi ai Samsung, che hanno dimostrato anche loro di portarsi a casa la loro qualifica con altrettanta capacità e dominazione. A questo punto quello che ci aspetta è una lunga off season per quanto riguarda il nostro PG Nationals, visto che comunque a livello, anzi IRL, ci aspetta una lunga off season, visto che praticamente U Masters è agli sgocci e domenica ci sarà la finale, quindi si concluderanno gli atti di questo campionato IRL. Coincidenzialmente ci aspettano tornei secondari come il mondiale di League of Legends, quindi quello a cui facevo riferimento. Ci dispiace non poter vantare del livello aulico et superiore et divino delle leghe regionali,
ci intratterremo con il mondiale nel frattempo. Mondiale per il quale, sarò sincero, inizio ad avere un hype che sta fermentando in maniera incredibile. Questo è un mondiale bello staccato. Abbiamo un sacco di nomi grossi. Ne ho scritto oggi su Twitter, mi spam, Twitter, seguite. Abbiamo avuto questa nel 2022. Regia, abbiamo l'handle di Twitter a caso, senza motivo, no, fa niente. Abbiamo avuto nel plughiamo 2022, Giovannetti nelle trasmissioni. La V10 dei T1. Sì. Abbiamo avuto Xiaohu che sì, se non è nel Monte Rushmore come il mid lane, non so più dov'è Xiaohu, che vince il terzo MSI con due ruoli diversi. Abbiamo avuto il primo titolo di Xavier Ruler, abbiamo avuto il primo titolo di Odoamne. Cose più minori ce ne sono state, non faccio quale elenco, e avremo un mondiale che si presuppone avvia delle aspettative gigantesche che io spero rispetti. È uno dei mondiali, tra l'altro, con la pool dei secondi seed delle regioni maggiori più staccate che siano arrivate di recente, quindi senza ombra di dubbio lo spettacolo ci aspetta, sì. E anche quello, come sempre, qui su PG Esports. Assolutamente sì. Adesso che andiamo a concludere con gli ultimi complimenti e le ultime considerazioni, questo promotion relegation, sappiamo quelli che saranno i nomi per l'anno prossimo per il PG Nuts e sappiamo quelli che saranno i prossimi appuntamenti maggiori. Andrà avanti U-Master e per U-Masters la finale il 25, già anticipato, yes, dal mio collega, ve lo ricordo io in questo momento. Rimarremo per solo 4 giorni senza League of Legends a quel punto, che tra l'altro non è neanche vero perché continuerà a giocarsi il Pro Gro, esatto, qui su PG Esports. Cioè, domani la prima giornata della promotion, quindi seguite quello. Ci sono le semifinali di U-Masters i giorni dopo, quindi ragazzi è pieno. Non ci riposiamo assolutamente. Il 28. Il 28 di settembre, sì, è l'unico giorno da qui a probabilmente la fine di ottobre in cui vi lasceremo senza League of Legends. Inizio novembre. Ti do una brutta notizia. E che poi c'è la settimana di stacco. Lì ci saranno 4-5 giorni. Forse. Mi sa che sul calendario c'era scritto qualcosa, quindi mi sa che inizio novembre, ragazzi. Sarà una lunga off-season, abbiamo detto, senza il PG Nationals. Assolutamente privi di progetti, ma zero impegni. Per quanto riguarda questa promotion, veramente vi abbiamo raccontato tutto, ragazzi, per il PG Nationals. Ci vediamo in Spring, ci vediamo a gennaio. Per quanto riguarda i nostri appuntamenti, l'abbiamo detto, ci vediamo già domani sera qua su PG Sports LOL, quindi non mancate.